in 3 giorni avrebbe costruito un altro tempio senza mani. Ha detto anche di essere il figlio di Dio. Insegna delle cose impossibili. È un ingannatore. Caifa, sommo sacerdote, hai il dono della profezia. Mose! Sono dei tumulti fuori dal tempio. Che succede a Benader nel cuore della notte? Caifa ha fatto arrestare un profeta. Di chi si tratta? Di un Galileo. Sembra che i farisei lo odino. Pilato. Claudia, perché hai interrotto il tuo sonno? Cosa ti turba? Mentre arrivavo nelle tue stanze, ho ascoltato ciò che dicevi con il centurione. Chi è questo Galileo di cui parlavate? Gesù di Nazareth. Gli ebrei mi hanno parlato delle magie di quel Nazareno. Uno strano uomo. Sì, uno strano uomo. Pensa che quando l'ho interrogato, mi parlava di verità e di regno dei cieli. Come se già sapesse che fosse giunta la sua ora. Come nel sogno. Di quale sogno parla? L'altra notte ho sognato un uomo. Era un Galileo in un processo. E tu, Pilato, a condannarlo a morte. Uno strano sogno. Ed uno strano uomo. Pilato, non condannare quel Galileo. È santo e parla solo di verità. Ne avrai solo guai. La verità. Sai cos'è per me la verità, Claudia? Questa maledetta provincia è quella marmaglia là fuori! Vieni. Torniamo. Degna.
di tergere il volto del mio signore. Abbandonerò ogni cosa. Il nostro lamento e la nostra pietà si ascoltino in tutta Gerusalemme, poiché il figlio di Maria è condannato a morte. Ecco, noi piangeremo il tuo nome per sempre. Maestro, Rabbi, Rabbi, nostro per sempre. Donne di Gerusalemme, non piangete su di me, ma su voi stesse e sui vostri figli, poiché ecco, verrà il tempo in cui si dirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non avranno allattato. Allora cominceranno a dire alle montagne: cadete sopra di noi, e dalle colline ricopriteci, perché se trattano così il legno verde, che ne sarà del legno arido? Figlio, figlio mio, carne della mia carne, sangue del mio sangue, figlio, figlio mio. Che piangi? Chi cerchi? Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io lo toglierò. Maria. Maestro. Ora lasciami, Maria, perché non sono ancora sceso al padre mio. Adesso va con gli altri ad annunciare che sono ancora vivo. Andrai a fare questo da parte mia? Carissimi, il nostro cammino di stasera ha avuto un percorso suggestivo e una conclusione ancora più toccante. Abbiamo ascoltato e visto molte cose e siamo invitati a portare con noi la ricchezza, l'intensità di questi messaggi, della preghiera che ci ha accompagnato, dei motivi di preghiera per cui abbiamo levato la nostra voce al Signore.
totus ventris tui nobis, post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis, vir et gloria.